se il segmento dell'enduro è quello che vi affascina, che vi interessa e volete approcciarvi a questo tipo di moto ma siete indecisi sul modello e sulla cilindrata, vi proponiamo oggi un confronto interessante tra tre diversi modelli. La prima, la più piccola, una entry level, interessante, pratica, comoda, perfetta per l'uso urbano, ma capace anche del turismo a medio e lungo raggio. La V-Strom 650. Troviamo poi il GS, la 800, una middle class, la via di mezzo classica tra strada ed enduro, che connubia un peso basso a una capacità di turismo decisamente spiccata. E poi l'ultima arrivata, la V4 di Honda, un motore 1200 arrivato solo nel 2012, con un telaio di derivazione stradale molto precisa sul veloce, potentissima, divertente, perfetta per il turismo a lungo raggio, dotata di trasmissione a cardano e di questo motore che deriva dal VFR 1200, capace di essere equipaggiato anche con cambio DCT, doppia frizione, semiautomatico. Le tre moto sono piuttosto allineate dal punto di vista tecnico, con una ciclistica che sfrutta su tutte le moto un posteriore da 17 pollici, sull'anteriore invece il classico 19 pollici utilizzato dalla Honda Cross Tour e dalla Suzuki V-Strom non viene condiviso dalla BMW GS800, che è la più fuoristradistica tra le tre, è quella che vanta la più alta luce a terra e usa infatti anche una ruota anteriore da 21 pollici in perfetto stile fuoristradistico. Per questo risulta più facile e divertente quando l'asfalto termina e inizia il fuoristrada, con un anteriore più scarico rispetto alle altre, che quindi non prende sotto, rischia meno di far chiudere lo sterzo e cerca anche di assecondare il pilota nei piccoli salti nell'uso medio fuoristradistico. La V-Strom invece è senza dubbio la più comoda nell'uso quotidiano. Molto maneggevole, facile, divertente, una seduta bassa, un avantreno leggero, passa facilmente anche nel traffico urbano più concitato e riesce a regalare un ottimo comfort grazie al parabrezza alto e alla sella ben imbottita. La più autostradale, la più facile da usare nei lunghi viaggi, quella più adatta al comfort in coppia o all'uso extraurbano è senza dubbio la Cross Tourer 1200. Non lesina in maneggevolezza. Le sospensioni risultano molto efficaci e per questo anche l'uso urbano è alla sua portata, ma dà il meglio di sé quando i tratti diventano più veloci, dove si ha la piena possibilità di far sfogare il suo motore grazie ai suoi 120 cavalli e all'altissima coppia di cui dispone. Un avantreno solido, una forcella dalla corsa lunga, ben frenata, molto efficace, precisissimo il suo anteriore, riesce a rimanere stabile in traiettoria anche quando il ritmo si fa veloce. Le curve concitate e le pieghe più accentuate.